Siamo tutti affranti e dispiaciuti, siamo molto vicini alla famiglia, anche il fratello frequenta la nostra scuola ed è veramente una tragedia morire a 17 anni. Parole rotte dalla commozione, quelle di Donatella Bigotti, dirigente scolastico del Galvani, che questa mattina ha abbracciato uno ad uno i compagni di classe di Diego Emili. Il 17enne morto nel tardo pomeriggio di ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Catinara per le complicanze dell'incidente stradale avvenuto domenica in strada di fiume quando in sella al suo scooter stava completando una consegna per una pizzeria della zona. Diego ha lottato per tre giorni tra la vita e la morte ma alla fine purtroppo ha dovuto arrendersi. C'è il ricordo di un ragazzo pieno di vita, con questa grande passione per i motori, solare, molto amato da tutti i compagni di classe, ma anche dai ragazzi che frequentano l'istituto compagni di classe, e amici con cui condivideva lo studio e la passione per moto e motorini, che gli sono stati particolarmente vicini. La direzione del reparto di terapia intensiva ci ha riferito la preside ha infatti consentito ad alcuni ragazzi a turno di restare vicino a Diego nella sua stanza. L'idea era quella che quelle voci amiche potessero in qualche modo riuscire a confortarlo. La speranza che potesse uscirne c'era, ma era appesa a un filo. Ieri purtroppo i parametri vitali hanno ceduto. Proprio in un momento in cui pure i professori del giovane erano in sala d'attesa accanto alla famiglia. I docenti del ragazzo che ieri erano in ospedale, la famiglia è scossa. Come. com'è?